Buon salve! Siamo qui tornati su LMS Italia con la nuova guida. Questa volta parliamo del triplo oscillatore, uno degli strumenti più versatili di tutti i tempi, presente in vari programmi in forme che sono abbastanza diverse, però con in comune il fatto di avere tre oscillatori. E nel caso dell'AMS vedremo che ci sono vari tipi di sintesi all'interno di questi tre oscillatori, tra questi tre oscillatori. Ma prima di tutto ci ascoltiamo un pezzo che ha cominciato Felix Chaos, lo stesso che ha fatto il pezzo della puntata precedente, ma che è una sorta di collaborazione, nel senso che poi ho effettuato delle modifiche io. Quindi non è una collaborazione in senso stretto, diciamo lui ha fatto l'inizio del progetto, dopodiché io ho continuato facendo le altre modifiche. Sentiamo cosa viene fuori in questa tasciata house incredibile. Questa qui, insomma, è abbastanza tascia come cosa. Ci sono vari strumenti, in particolare abbiamo visto un kick, che in realtà è fatto di due parti. Quindi, cose belle. Sono un pochettino di tracce inutilizzate queste due, vabbè insomma, ce ne freghiamo. Come vedete abbiamo utilizzato un po', utilizzato questa arte, l'ho quasi modificata, di rumore bianco per fare questi sweep down. Come vedete c'è un'automazione al volume, fatta proprio con una traccia automazione, anziché utilizzare le possibilità di peak controlling presenti nel programma, perché diciamo che ci fidiamo più di queste. Ancora il peak controller in questa versione non è esattissimo, nella prossima versione dovrebbe esserci un miglioramento, prossima versione del programma. Comunque, questo è stato il progetto, molto bello, io ho aggiunto questo strumento. Cose bellissime. Ma passiamo a un progetto nuovo. Dunque, il triplo oscillatore è anche quello che spunta all'inizio quando aprite il programma. Spunterà come traccia strumentale di esempio proprio il triplo oscillatore perché è importante. È una sorta di importanza. Solo che quando lo suonate la prima volta il risultato è questo, che non capiamo che cos'è. Io intanto metto subito un
un fast look ahead limiter per evitare distorsioni. Grazie a questo adesso se premo due note non ci sono distorsioni, mentre se lo dovessi togliere, poi premo di nuovo due note, ci sono distorsioni. Quindi un po' per evitare distorsioni abbasso anche il limite. Quasi non si sente che ho abbassato il limite. Sì. Ok. Ora possiamo sperimentare. È uno strumento abbastanza particolare. Vediamo subito di cosa è fatto. Prima di parlare dei tipi di sintesi, parlerei prima dei singoli oscillatori. Come vedete abbiamo subito il volume, quindi io spengo il volume, abbasso al minimo il volume degli ultimi due e utilizzo soltanto uno dei tre oscillatori. Per questa prova forse è meglio che tolgo il limiter perché gioca un po' col volume generale. E per migliorarci l'ascolto e non cliccare troppo, accendo un attimo qua l'inviluppo, metto il sostegno al massimo, in questo modo avremo meno click. Ce n'è giusto uno all'inizio per l'attacco molto veloce, ma poi non ci sono più click, mentre al contrario ci sarebbero. Ogni oscillatore può essere di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 forme d'onda più un punto interrogativo che significa forma d'onda esterna, vedremo cosa significa. Le forme d'onda sono sinusoide, onda triangolare, onda a dente di sega, digitale. Quindi ha molte frequenze acute, magari meno desiderate. Onda quadra, sempre digitale. Questa onda fantastica, onda tipo Moog. E questa che invece è un'onda. Onda esponenziale. Al solito io qua mi trovo dei tooltip che mi dicono il nome dell'onda, ma nella registrazione non ci sono. Quindi se mettete il mouse sopra le iconette dovreste leggere il nome dell'onda. E poi abbiamo un rumore bianco. Infine, facendo doppio clic nel punto interrogativo, vi si aprirà una finestra che voi in questo momento non vedete, la vedo io, direttamente nella cartella di LMS Data Samples Waveforms, quindi siete già nella cartella giusta, e basterà scegliere una delle onde. Per esempio, adesso starò scegliendo l'onda che si chiama FM-SO1 e il risultato è questo. Bruttissimo, perfetto. Insomma, questo è un pochettino quello che accade, la finestra non la vedete voi, ma insomma, forse avrei dovuto registrare in altre maniere. Comunque, tornando alla sinusoide che tutti conosciamo, abbiamo detto che c'è il volume e c'è il panning. Dopodiché abbiamo l'intonazione dell'oscillatore in semitoni, quindi possiamo cambiare i semitoni. E così come possiamo avere un'intonazione precisa e tra l'altro diversa da destra e sinistra, quindi se voi mettete un'oscillazione diversa da destra e sinistra, avrete un effetto strano. Se siete con delle cuffie o comunque con un impianto stereofonico sentirete la differenza, altrimenti non la sentirete. Oddio, forse la sentirete comunque. Li annulliamo, quindi siamo entrambi a zero. E ci ritroviamo anche lo scostamento di fase. Scostamento di fase che è più difficile da sentire. Sostanzialmente, sentirete un click. Questo click è dovuto al fatto che l'onda. Qui ad esempio non c'è perché siamo vicini ai 180 gradi, perché l'onda parte da 0 normalmente, cioè parte da 0 gradi. E viceversa, se noi spostiamo, partirà non da 0 gradi, che non è un punto ad ampiezza 0, e quindi avremo un click all'inizio dell'onda. Viceversa, possiamo avere anche uno scostamento di fase all'interno dell'onda stessa, quindi tra i due canali stereo. Quindi adesso avremo un canale che parte a 0 gradi e l'altro che parte a 90 gradi. E infatti sentiamo il click soltanto da un lato. Questo sempre se avete un orecchio abbastanza buono da sentirlo. Chiaramente tutti questi click non li sentite nel momento in quale avete un'onda che ha dei click di per sé, per esempio l'onda dente di sega che è fatta di click, quindi tutti questi click dovuti allo spostamento di fase non li sentite, ma otterrete altri risultati. Ok, e questa è la singola onda, abbiamo tutte le informazioni riguardanti un singolo oscillatore. Adesso io accenderò il secondo oscillatore. E vediamo un pochettino cosa succede. Tra il primo e il secondo oscillatore abbiamo questi 5 metodi di missaggio. Il primo è quello semplice, mix. Quindi, ad esempio, questo qua è 12 semitoni sotto. Io per sentirlo meglio lo metto 7 semitoni sopra, che significa una quinta sopra, e sentiremo questo suono. Molto forte lo sentiamo questo suono, meglio se riattacco il look ahead limiter, magari abbasso il volume. Ok, quindi sentiamo che sono due suoni, si sentono, ok?
Adesso io, anziché missarli, proverò le altre possibilità. Per esempio, farò una modulazione di ampiezza. Quindi la seconda onda cioè, modula l'ampiezza della prima onda. In realtà questo significa che le due onde vengono moltiplicate tra di loro. E abbiamo questo risultato. Vediamo cosa succede quando cambio la frequenza della seconda onda. Sapete cosa? Metto lo spettro. Così abbiamo modo di capire meglio cosa accade, forse. Insomma, come avete modo di vedere, questa modulazione in realtà non è una modulazione ad ampiezza AM, è una modulazione ring, perché nella modulazione AM le linguette che dovreste vedere nell'analizzatore di spettro dovrebbero essere 3, invece sono 2, perché è una modulazione ring. Ok, e questa modulazione ring possiamo chiaramente avere uno sfasamento tra i due canali per ottenere dei suoni, insomma, forse interessanti, non saprei. E questo è un risultato. L'altra modulazione fantastica è la modulazione di fase. Modulazione di fase che ha questo risultato in questo momento. Se noi abbiamo la stessa intonazione precisa, il risultato è questo. Se modifichiamo mentre suoniamo, quindi suoni abbastanza strani, devo dire, no? Ma se giocate anche con le forme d'onda otterrete cose interessanti. Per esempio, potremmo fare modulazioni di frequenza di un'onda quadra. Ce ne facciamo, dite voi? In realtà non ve ne fate molto perché la modulazione di fase è un metodo che va avanti dagli anni 80. Quindi in realtà queste cose le abbiamo già sentite e risentite, magari non ci sembrano chissà quanto interessanti. Questa è modulazione di fase, poi c'è modulazione di frequenza. Ah, aspettate, modulazione di fase, io non vi ho fatto vedere cosa succede se noi cambiamo il volume dell'oscillatore modulante sul secondo. Queste cose sono in realtà molto simili a quelle che abbiamo visto per Opulence, visto che Opulence è un chip di sintesi FM. Dicevo, sintesi di frequenze, io partirei da una frequenza molto bassa, abbasserei molto il volume. Diciamo che ci siamo divertiti abbastanza. L'ultima è la modulazione, non è una modulazione, è il syncage, il sync. In realtà quando attivate il sync l'oscillatore modulante non ha molta importanza se non per intonazione, sia quella centrale in semitonica che quella precisa in centesimi di semitono. E sostanzialmente quello che fa, potete selezionare un'onda qualsiasi, io seleziono un'onda quadra perché in altri oscillatori diciamo che funziona con l'onda quadra. Resetta la posizione della prima onda non appena la seconda onda passa per il centro. Quindi in questo caso, o meglio, non appena la seconda onda ricomincia il suo periodo. Quindi in questo caso il risultato è nullo, o quasi in realtà. Mentre non appena noi proviamo a modificare qualcosa, tipo mettiamo l'intonazione in semitoni a meno 6 semitoni. Thank you.
Quindi guardate, si ottengono questi risultati a causa del reset dell'onda iniziale. Chiaramente se voi resettate un'onda a dente di sega non otterrete niente di interessante. Avrete soltanto cambiato un attimino la frequenza, ma niente di che. Ok. Insomma, vi potete sbizzarrire un pochettino perché chiaramente voi potete far modulare il primo oscillatore dal secondo, ma anche il secondo dal terzo, quindi dovrei avere una modulazione di modulazione di modulazione. Come vedete, il triplo oscillatore permette di creare una vastità di suoni assolutamente incredibile, che è meno incredibile adesso perché, diciamo, i gusti sono cambiati e sostanzialmente questi tipi di sintesi sono sentite e risentite. Non si ottiene quasi mai niente di interessante, tranne qualche presetto ogni tanto che mi capita di fare, per esempio questo, che come vedete è abbastanza interessante, non c'è alcuna distorsione, ma il suono sembra distorto. Magari abbasso un pochettino il volume. Possono fare varie cose, per esempio questo suono qua. Insomma, ci sono infinità. Anche questo è fatto con il triplo oscillatore. So che in questo caso il triplo oscillatore è stato utilizzato con un riverbero enorme e un'amplificazione che in realtà è una deamplificazione. Senza l'amplificazione, come vedete, sono soltanto onde a dente di sega, è abbastanza semplice sentirlo. Sono onde a dente di sega e basta, due tra l'altro messe in mix, non c'è nulla di particolarmente interessante in tutto questo. Una a meno 12 semitoni, l'altra a più 7 semitoni, ma l'inviluppo, il filtraggio e la funzione di accordo che mi permette di utilizzare 5 note, quindi già qua ci sono due note, quindi un'ottava sotto e una quinta sopra. Moltiplichiamole per 5, aggiungiamo il riverbero, deamplifichiamo e il risultato è questo. Quindi una vastità di possibilità. Un'altra cosa che ho fatto con il triplo oscillatore è anche il tutorial sul Wobble. Quindi, come vedete, ci si può sbizzarrire abbastanza. Direi che è passato abbastanza tempo. Possiamo sospendere qui il tutorial. Potrei stare ore a parlarvi di cose fatte con il triplo oscillatore. Veramente, ce ne sono infinite di cose interessanti. Anche un flauto. Infinite, non c'è proprio. Ops. Scusate, questo non lo dovevo aprire perché l'ho fatto con la nuova versione dell'MS che in questo momento non è attiva sul mio computer, sono nella 1.1.3, mentre quello è stato fatto con delle cose che provengono dalla prossima versione di cui ho installato una versione di prova. Bene, questo è tutto, vi saluto. In realtà volevo farvi sentire altri suoni di questi interessanti, ma avremo modo di parlarne altre volte su altri tipi di video. Il prossimo tutorial sarà importantissimo per tutti, in quanto parleremo di Vestige, che è il plugin che ci serve per caricare VST, gli strumenti virtuali esterni. Chiaramente in quel tutorial dovrò accendere le finestre esterne perché dovete andare a cercare il VST, insomma, sarà un attimino più complicato.
E penso che vi parlerò di Synth1 in questo tutorial, che è un sintetizzatore esterno molto interessante, molto versatile per un pochettino tutta la musica, diciamo, fino al 2010. Tutta la musica fino al 2010, tutti i suoni li potete rifare chiaramente con, proprio tranquillamente con Synth1. Chiaramente ultimamente sono usciti un sacco di avverbi, sto usando. Ultimamente sono usciti una serie di sintetizzatori che sono molto più avanzati di quello che può fare Synth1, e quindi un pochettino di cose sono meno utili. Però insomma, se possiamo fare un wobble da un triplo oscillatore, possiamo fare tante cose. Perfetto! Vi saluto finalmente. alla prossima.